nelle cime d'ormeggio quando ce le lanciano dalla barca e dobbiamo velocemente fissarle sulla vitta. Allora, assolutamente no il nodo gas adamante, perché la gas adamante quando in tiro poi è difficile scioglierla. L'unica eccezione è magari se il cappio è più largo della bitta e quindi si riesce a sfilare, ma tieni conto che il nodo è impossibile scioglierlo quando è in tensione. Quindi qual è il modo corretto per fissare le cime sulle bitte? Allora, l'ideale sarebbe il doppino, quindi se la cima è abbastanza lunga, fare il giro intorno alla bitta e ripassare la cima alla barca. Altrimenti andiamo a fare il nodo parlato, quindi lo stesso che si usa per i parabordi, però anziché farlo sulle draglie andremo a usare questa parte qua della cima per fare il nodo, su cui andremo a fare il nodo. Ok, allora una cosa importante quando ci lanciano la cima è innanzitutto dare una volta intorno alla bitta, così usiamo la bitta come punto di forza e la barca non ci trascina via in acqua, ok? Così riusciamo, così facendo un giro intorno alla bitta, riusciamo a fare forza e a bloccare la cima. Ok, quindi appena ci lanciano la cima diamo subito volta intorno alla bitta, quindi diamo un giro e poi qua andiamo a fissarla così, puoi farlo anche con la cima doppia, passi sopra a destra e sopra a sinistra, vedi, poi vai a infilare la cima qua in questo anello. In questo modo il nodo può scorrere, ma quando è in tiro può scorrere qua fino alla bitta, ma quando poi va in tiro si blocca e tiene. Allora te lo faccio rivedere, è lo stesso identico nodo che si fa per i parabordi, come se questa fosse la draglia della barca su cui andiamo a fissare i parabordi. Questo invece usiamo la cima per farci il nostro nodo e bloccare la cima. Quindi andiamo a passare sopra a destra, tieni qui questo anello, passi sopra a sinistra e track, ok? E così il nodo tiene, può scorrere ma non si scioglie. Bene, mi auguro di averti dato qualche suggerimento in più. Se ti è piaciuto questo video metti un bel like al video e condividilo con i tuoi amici, e poi per altri video ti aspetto nel nostro videocorso di vele ormeggi, un videocorso molto completo che trovi sul nostro sito www.25nodi.com. Ti aspettiamo a bordo!